Convalescenza emotiva. Come guarire dalla paura? Abbiamo con noi la nostra Barbara Parrini, naturopata, al quale proprio cedo la parola perché, insomma, voglio dire, sì. Convalescenza emotiva, come guarire dalla paura, insomma, è un argomento molto di attualità. Molto d'attualità, sì, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo. Convalescenza è uno stato di transizione per guarire definitivamente dalla paura. Convalescere è anche una possibilità che noi abbiamo per ritrovare il nostro stato di valore, il proprio valore, riacquistare il proprio valore. Infatti in questo momento che stiamo vivendo è importante andare incontro al nostro valore, perché la paura ci sta attanagliando, ci sta stressando, ci sta indebolendo e ci costringe ad andare incontro al panico e incontro alla disperazione e all'angoscia, fino ad arrivare all'ansia per portarci anche a situazioni di insonnia cronica. Tutto questo crea una situazione, uno stimolo ormonale che produce degli ormoni, io li chiamo gli ormoni demoni, sì. Perché poi alla fine creano delle situazioni, delle reazioni a catena che vanno a indebolire le nostre anche articolazioni, le nostre infiammazioni, a creare il nostro sistema, brava, indebolire il nostro sistema immunitario. Tutto questo, come facciamo ad uscire dalla paura? Uscire dalla paura che a volte in realtà è anche vantaggiosa provare queste come tutte le emozioni. La paura è un atto di allerta. La paura è un segnale che arriva quando noi ci sentiamo in qualche modo minare la nostra sopravvivenza. Ma la paura deve avere un suo percorso, una sua vita fisiologica. Cosa intendo dire? Che quando arriva la paura, arriva un'immagine. Il nostro pensiero comincia a dialogare con l'immagine e crea un'emotività, uno stato, un'ondata. Si prende quelle vampate anche di caldo. Un'ondata crea un'ondata emotiva e non si riesce a frenare questa ondata emotiva. No. Cosa succede? La paura entra. La paura entra per darci un messaggio ben definito, dopodiché deve fluire e poi esaurirsi. Cosa stiamo vivendo oggi? Che la paura che cominciamo ad avere delle paure ben definite, certo. Per poi arrivare a delle paure indefinite, la paura non si sta esaurendo. È continua. Sta penetrando, diciamo, sì, sì. Dentro di noi e non si esaurisce, non ha più questa vita fisiologica. No. Come facciamo ad uscire dalla paura? Andando e incontrando il piacere. Cosa intendo dire? Come naturopata mi consiglio di dire, ci sono tantissimi metodi per andare incontro al piacere, quale la meditazione, il tocco del massaggio psicosomatico, altre metodologie, ma un antidoto è proprio quello di far sì che l'emozione non venga bloccata, non venga rifiutata, non venga in un certo senso, sì. Va trasformata, certo. Trasformare la paura in coraggio e per fare questo bisogna passare dal piacere. Allora cosa consiglio? Di ritagliarsi un vero proprio spazio dove il piacere diventa un dovere esistenziale, ma per fare ciò abbiamo bisogno di un atto di volontà. Quindi quotidianamente, brava. Ritagliandosi questo spazio, cosa faccio? Mi soffermo, mi fermo, mi osservo, mi interrogo e mi chiedo qual è la cosa che mi fa stare bene, in quale situazione io sento piacere, cosa mi riesce a fare senza sforzo. Quali erano le cose che mi piacevano fare, che mi creavano una situazione, un'emozione? Tutte queste domande, al momento in cui ti ritagli questo spazio, che diventa uno spazio sacro, le risposte possono arrivare subito.
ma una volta che è arrivata la risposta bisogna far sì di programmare un percorso agire. Per poi agire e far sì che si realizza. Certo. Realizzi, deve diventare concreta. È un esercizio. È un esercizio. Anche scriverlo tante volte decodifica, no? Questo. Nell'osservazione io mi scrivo, mi faccio quell'elenco delle cose che mi piacciono e ogni tanto me le guardo, me le osservo. Che è un modo di volersi bene, non è una cosa astratta. No, assolutamente no. Non ci siamo abituati, è quello il problema. Non ci siamo abituati. Infatti nel percorso di naturopatia avviene questo, accompagni la persona per comprendere che questa non è una situazione impossibile. Cioè, no, perché a volte il piacere ci fa paura, no? Il fatto di fare un qualcosa che ci gratifica, a volte sembra che non ce lo meritiamo. Questo sì. Questo sì. E invece? Sì. Infatti cosa succede? Che a volte le risposte non arrivano nell'immediatezza e allora lì ci vuole tempo, ci vuole pazienza e perseguire il piacere per arrivare a questo atto di coraggio nei nostri confronti. E cosa accade? Che a mano noi diventiamo consapevoli che possiamo trasformare quella emozione di paura in un'emozione diversa, no? Certo. E cosa riacquistiamo? L'emozione della gioia, riacquistiamo quella gioia, quel che ci porta al piacere, che ci porta all'appagamento. E nell'appagamento noi non andiamo a cercare appagamenti o piacere nel mondo esterno, se non solo in noi stessi. E quindi diventiamo meno dipendenti da cosa? Brava. Dal cibo, dalle persone, dalle situazioni, dalle circostanze. Quando tu diventi dipendente da tutto questo, tu diventi forte, acquisti il tuo potere personale. Ti basti. E davvero la naturopatia ha un ventaglio di risposte per poterti aiutare, soprattutto nei percorsi individuali. Oltre questo poi ci sono gli oli essenziali che possono aiutare. È un percorso, la fitoterapia, la floriterapia, tanti rimedi che possono esserti di sostegno. Convalescenza emotiva, guarire dalla paura. Ringrazio Barbara Parrini, naturopata. Oh, 7